diciamo che la lettera che ho scritto e ho pubblicato sul blog luigilardi.it qualche giorno fa ha avuto, come dire, gli effetti desiderati. Che significa? Gli effetti quali sono stati? Sono stati quelli che con qualcuno di voi, che mi seguono, che mi leggono, c'è stato un confronto diretto, quindi c'è stato qualche scambio di mail, di WhatsApp, in alcuni casi anche ci siamo telefonati con qualcuno. Qual era il messaggio che volevo passare e che era indirizzato ad alcuni di voi? Era quello con il quale volevo dire basta alla teoria, cioè ci sono molti aspiranti investitori immobiliari, come li definisco io, che fanno scorpacciate di teoria infinite, partecipano a tutti i corsi, tutti i seminari, leggono di tutto, partecipano a gruppi di confronto che ci sono su Facebook, per carità, in alcuni casi sono, come dire, utili per confrontarsi, per cercare di capire qualche finezza, ma poi alla fine basta con la teoria, cioè il problema di un aspirante investitore immobiliare, secondo me, in alcuni casi, in troppi casi, è che questa persona, questo aspirante, è lì che cerca il là per poi buttarsi e continua a fare scorpacciate di teoria, partecipa a dei webinar gratuiti sugli investimenti immobiliari, legge tutto ciò che c'è da leggere tra i libri, i siti, i blog che c'è da leggere sugli investimenti immobiliari. Alla fine il risultato è sa tutto di tutto, ma non si butta, non passa mai l'azione, gli manca sempre quel dettaglio, quella finezza per poi decidere di passare all'azione. Nella lettera faccio un passaggio, un richiamo alla scuola guida, cioè all'istruttore di scuola guida, che nel momento in cui sei andato a prendere la patente, sto qua ti ha messo in mano la macchina e ti ha detto adesso guidi tu, non è che ti ha spiegato come si guida facendotelo vedere, cioè guidando lui tu a fianco e ti spiegava come si dovesse guidare una macchina su una strada vera. Ti ha dato la macchina, ti ha detto siediti lì, adesso guidi tu, ti accompagno, ti do una mano io, ti guardo io, ma guidi tu. Quindi l'effetto era questo qui, di spronare qualcuno a passare all'azione, di smetterla di star lì a divorare teoria. Poi qualcuno di questi, ed ecco perché ho deciso di fare questo video, non scrivere, perché per fortuna il tempo è sempre meno a mia disposizione. Qualcuno di questi mi scrive: vabbè, ma allora, visto che tu parli di teoria, cioè di pratica, di buttarsi all'azione, a fare azione con casistiche vere, con personaggi veri, agenti immobiliari veri, case vere, strade vere, perché non fai tu un seminario o un webinar dove si parla della verità, si parla della pratica, quindi si parla della pratica facendo teoria? No, io sono non contrario, per carità, nulla da ridire nei confronti di chi ha deciso di fare formazione, di impostare il modello di business sulla formazione, sui videocorsi, sui libri, sui seminari in aula, non ho nulla in contrario, non li sposo, cioè quello che dico io è quello che penso io e penso di poterlo affermare dopo 21 anni di esperienza, penso che posso anche dire che è una cosa che so, non una cosa che penso come la intendo io la pratica. È per forza così. Dopo 21 anni penso di dire le cose che ho vissuto e quindi trarne, come dire, un risultato di un'esperienza vissuta. Mi spiego, io non intendo rimanere il punto di riferimento teorico per le persone che aspirano a diventare investitori immobiliari. Non aspiro ad essere seguito in continuazione da coloro che aspirano. Mi piacerebbe vedere più persone all'azione, mi piacerebbe vedere più persone che si confrontano con gli errori commessi, che si confrontano e pubblicano le preoccupazioni, che si confrontano e parlano anche online di ansia, di errori, di come
andare a gestire alcune situazioni che magari danno preoccupazione, ansia o si sta lì a pensare perché non si è in grado di gestirle. Però questo fa l'investitore immobiliare, questo fa diventare investitore immobiliare, l'affrontare le situazioni, confrontarsi, ma parlare di ciccia, ciccia vera. Basta teoria, se potesse mai accadere questa cosa, se dovesse mai accadere questo evento, come lo si va a gestire? Fallo accadere l'evento. Vai lì, scontrati con un agente immobiliare, litiga all'interno dell'agenzia immobiliare, chiedi quello che c'è da chiedere, non ti viene dato, discuti. Non stiamo lì a parlare di quello che andrebbe chiesto, come comportarsi nel caso in cui accadesse una determinata cosa. No, falla accadere, ragionaci all'istante e affronta immediatamente quello che è il diverbio che ci sarà con l'agente immobiliare, con la proprietà, in merito alla tua proposta, in merito alle tue intenzioni d'acquisto, in merito alla trattativa che vuoi intavolare. Parlane subito, diglielo, scriviglielo. Altra cosa che mi premeva dire e rispondere a qualcuno, che l'obiettivo mio è fare, come dire, azioni vere, ma intavolare insieme, parlare, discutere, confrontarci tranquillamente su cose vere. A pochi rispondo quando mi scrivono e mi chiedono informazioni, pareri, come la penso io su cose che potrebbero accadere. Preferisco sempre rispondere, partecipare o uscire insieme, andare ad affrontare situazioni che stanno accadendo veramente e che devono essere gestite perché sono persone che devono dare risposte, devono dare seguito alle azioni che hanno messo in pratica. Quindi non mi piace e non mi diverto soprattutto andare a parlare, discutere di cose che potrebbero accadere durante un investimento immobiliare. Parliamo volentierissimo, ci confrontiamo, usciamo insieme. In alcuni casi ho fatto anche 17 km a piedi, ma abbiamo parlato, discusso e affrontato situazioni che erano in essere, non teoria, non mi piace. L'ultima cosa che voglio mettere in chiaro è che non chiederò mai a nessuno di partecipare a campagne di, come dire, crowdfunding oppure di gruppi di persone che si dovranno unire per raccimolare una somma, mettere insieme delle somme per poi andare a fare investimenti immobiliari gestiti da altri. Mi spiego, in alcuni casi si partecipa a dei seminari, a dei gruppi, a dei corsi dove poi l'intento finale è fare gruppo. Bellissimo, ma non è il mio modello di business. Il fare gruppo per fare investimenti immobiliari in alcuni casi sono intesi come c'è una figura che si occupa di selezionare, valutare e andare a fare trattativa su un investimento immobiliare ed altre figure che sono gli investitori, che a mio parere non sono investitori immobiliari, sono investitori, quindi un altro mestiere, che partecipano con i propri capitali a questi investimenti. Non mi sentirei definire queste persone investitori immobiliari. Altro concetto fondamentale è che chi esce con me, chi decide di confrontarsi con me, WhatsApp, online, al telefono, come vi pare, deve essere il principale attore delle azioni che si stanno compiendo su strada. Mi spiego, non mi venite a raccontare che un vostro amico ha fatto una determinata azione e si trova in difficoltà. Non mi venite a raccontare che il vostro socio, al quale voi avete messo a disposizione i vostri capitali, si sta comportando, sta facendo delle azioni che a te preoccupa un attimino perché in ballo ci sono i tuoi soldi. Venitemi a raccontare e a chiedere confronto o di uscire con voi su questioni vostre, questioni dove voi siete impegnati in prima persona e dove si può insieme andare a decidere come sbrogliarle se sono da sbrogliare. Quindi no, non vorrei andare a parlare di altri perché lo considero un gossip, lo considero dare un'informazione a te che tu poi dovresti prendere, far tua e andare a riportare alla persona che interessa a te abbia queste informazioni. Chi esce con me, chi si confronta con il metodo Comprocasa e lo mette in pratica è il primo
attore la figura principale delle azioni che si vanno a compiere. Ripeto, si vanno a compiere e si fanno soltanto azioni vere. Si va su strada, si fanno i chilometri a piedi, si incontrano agenti immobiliari. Con l'obiettivo ultimo è quello di, anzi, gli obiettivi sono quelli di andare ad analizzare, selezionare, andiamo a fare tutta una serie di azioni vere su case vere per poi andare a consegnare le proposte d'acquisto. Consegnare perché chi è un comprocasa e agisce da comprocasa è abituato ad andare a consegnare le proposte d'acquisto, non andare in agenzia, quindi prendere un appuntamento in agenzia immobiliare per andare a sottoscrivere una proposta d'acquisto, che nella maggior parte dei casi è una proposta d'acquisto che viene scritta davanti a te dall'agente immobiliare, poi ti gira il modello di proposta soltanto per la firma. Un comprocasa la scrive a casa, la analizza e poi va a consegnarla all'agente immobiliare. Quindi confrontarci per scrivere una proposta è perché la stai scrivendo tu per andarla a consegnare. Confrontarci perché devi andare a sottoscrivere una proposta è un po' più difficile. Non so cosa c'è scritto sul modello di proposta dell'agente immobiliare, mentre preferisco sapere quello che tu vuoi scrivere sulla tua proposta e quello che tu intendi utilizzare come metodo per andare ad abbassare il prezzo. Quindi so perfettamente che non stai utilizzando la tecnica delle mille proposte da fare per poi sperare che qualcuno ci caschi. Che altro dirti? Nulla di teorico, spero sia chiaro. Ci ho fatto il video, non ho voluto, non ho scelto quindi scrivere un articolo sul blog, un post sponsorizzato su Facebook come la lettera indirizzata agli investitori immobiliari, ma spero che con il video sono riuscito magari ad entrare un pochettino nella vostra coscienza, soprattutto di coloro che i quali mi seguono e però sono sempre lì indecisi se passare o meno all'azione, però sono lì tutti i giorni, quasi tutti i giorni, in alcuni casi tutti i giorni, a scrivermi un WhatsApp, a farmi un vocale, a mandarmi delle mail o dei video. C'è una persona che mi ha mandato 15 minuti di video dove mi spiegava quali erano le sue perplessità in un'eventuale ipotesi di valutazione di un investimento immobiliare. Se non lo hai fatto, se non sei andato a vederlo, non hai contattato l'agente immobiliare, non hai reperito la documentazione, non hai fatto le dovute richieste prima di tornare a casa per poi andare ad analizzare le informazioni, è inutile parlarne, stiamo parlando del niente. Quindi puoi andarti a confrontare nei gruppi Facebook dove si parla tanto di teoria, dove nessuno pubblica le problematiche, le ansie e gli sbagli soprattutto. Chi vuole confrontarsi è un ben accetto, rispondo a tutti nel tempo giusto, rispondo a tutti, mi confronto con tutti, ma una cosa deve essere chiara: su casi veri, su questioni che sono in essere per trattative vere che state conducendo o che volete avviare, ma l'immobile è già stato selezionato e per i seguenti motivi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, volete procedere con la trattativa. Vi saluto e ci vediamo, ci sentiamo, ci scriviamo. La mia mail la conoscete quasi tutti, almeno quelli che mi seguono, luigi@luigilardi.it, il mio telefono, se non ce l'hai, te lo manderò e ci vediamo al prossimo video. Ciao!